Statte, l'associazione culturale Moon Watchers, ha riproposto anche quest'anno il proprio Film Festival. Siamo alla terza edizione. Seguendo le proprie linee guida fondamentali, l'associazione ha premiato quei cortometraggi provenienti da varie parti d'Italia di stampo visionario che sanno sorprendere per la trama, per la messa in scena o il significato. I corto sono stati proiettati a Statte nella Biopiazza. Eccoci alla serata finale. Dino Ruggeri, presidente dell'associazione Moon Watchers Film Festival. Parliamo intanto di questa associazione. È ovviamente, come dire, il momento più importante, questo festival che è giunto alla terza edizione. Come è nata l'idea di questa associazione, un po' la genesi della stessa? Beh, la genesi della stessa è perché ci quando incontri, voglio dire, le persone giuste per quanto riguarda un progetto di associazione di cultura cinematografica, quindi si concretizza e nello stesso tempo si procede, voglio dire, ad una carrellata di iniziative, come già è successo con la nostra associazione, già presente dal 2015 a Statte, e abbiamo portato parecchie rassegne, voglio dire, già nel paese. Questo è l'aspetto, voglio dire, che più ci aggrada sotto l'aspetto, voglio dire, dell'associazione, perché mettere su un festival non è poco, ma ci vogliono mesi e mesi di lavoro. Tanti giovani talenti si stanno lanciando, talenti figli delle nostre terre, del nostro meridione, della nostra Puglia, un modo davvero per promuovere la cinematografia. Sì, certo, noi siamo stati contenti, felicissimi che a Taranto, ad esempio, è stato inaugurato il Cineporto. Zona Porta Napoli da Puglia Film Commission, e quindi questo è un trampolino, voglio dire, per poter essere sempre più presenti nella regione Puglia con il cinema. Taranto mancava a questo appuntamento, in quanto i cineporti erano presenti solo a Foggia, a Bari e a Lecce, e quindi ora si completa un quadro che è quello di Taranto. Manca Brindisi, io mi auguro che anche Brindisi al più presto possibile possa avere il suo cineporto, tant'è vero che noi abbiamo anche selezionato nel nostro festival, ad esempio, una filmmaker, una regista con Maria, che è di San Pancrazio Salentino, e quindi è una nostra vicina, una brindisina praticamente. Parliamo di questa terza edizione, le caratteristiche, i soggetti che sono stati premiati, un po' il taglio di questa edizione. Beh, il taglio di questa edizione, abbiamo due sezioni, in effetti. Abbiamo la sezione Moon Watchers, che è la sezione più visionaria, più, voglio dire, di un cinema più che altro di tipo sperimentale. Dico anche cerebrale proprio. Cerebrale proprio, sognatori, voglio dire, lo stesso Fellini era un sognatore, quindi. Lirico, abbiamo visto. Visto Pescado, che ha molto di lirica. Infatti Pescado l'abbiamo tenuto fuori. Fuori concorso. L'abbiamo tenuto fuori concorso per tutta una serie di motivazioni. Poi l'altra sezione, che anno per anno noi la cambiamo, è stata la sezione della integrazione, cioè delle persone che si devono integrare nelle nostre società. Abbiamo parlato molto degli immigrati, e quindi abbiamo selezionato quattro film che parlano esattamente dell'immigrazione, quindi otto nella sezione Moon Watchers, quattro nella sezione Moon Watchers e quattro nella sezione immigrazione. Il taglio che abbiamo dato quest'anno è stato questo, come terza edizione. L'anno scorso abbiamo dato il taglio del lavoro, quindi l'anno prossimo daremo un altro taglio, però mantenendo sempre la caratteristica della sezione Moon Watchers. Invitiamolo Davide. Sì, invitiamolo. Davide. E oltre a Davide anche Axel Caponio, poi, che è stato il protagonista del cortometraggio. Axel, dove sei? Axel, che sembra che sia l'attore preferito di Davide. Sembra come, ha ragione. Come si dice? L'attore meticcio, come si dice?
feticcio, così. Cioè, voglio dire, lui è stato anche un protagonista del quadro d'acqua, no? Quindi poi si è riproposto con questo pescato. Benissimo, Davide. Allora, Davide, io ti faccio qualche domanda, posso? Certo. Allora, noi sappiamo che comunque sei un allievo del Centro Sperimentale di Cinematografia a Lecce. Raccontaci un po' del tuo percorso di studio. Sì, buonasera a tutti. Allora, scusami. Devo dire qualcosa sul Centro Sperimentale di Cinematografia di Lecce. Dipende da Roma, no? Che io sappia. Sì. Quindi non è una scuola a sé. Dipende da Roma. E Roma ha deciso di portare la scuola a Lecce. Ed è il primo anno di corso. Esatto. Vero? Esatto. 2019-2020. Guarda. Allora, buonasera a tutti. Prima di rispondere alla domanda, parto subito con i ringraziamenti. Perché... Avvicinati un po'. No, vieni più tu. Sai che sei tu che fischia. Allora, fischia, quindi. Ringrazio innanzitutto l'associazione Moon Watchers, in particolar modo Dino, Sonia e gli altri ragazzi che mi hanno permesso stasera di proiettare il corto qui. È una cosa importante, comunque è la prima proiezione pubblica, è l'anteprima appunto, quindi sono molto contento. Ringrazio poi velocissimamente il comune, l'assessore Deborah Artuso, il sindaco Andrioli, che comunque sono interessati al lavoro, al nostro festival soprattutto, e poi ci tengo a ringraziare gli amici che sono venuti da Taranto e poi due da Taranto e ovviamente da tutta la provincia che sono venuti stasera, il pubblico che è qui presente, e infine ci tengo a ringraziare due elementi chiave di Pescado, che sono lo sceneggiatore e scrittore amico Cosimo Argentina, che non è qui presente, e il direttore della fotografia Blanco Giordani, che non sono qui presenti ma ci volevano essere. Ci tengo a ringraziare subito perché insomma i film si realizzano con tante persone, quindi grazie a voi che siete qui. Per rispondere alla domanda di Sonia, il Centro Sperimentale, sì, io il primo anno insieme ad altri 7 ragazzi, 7 amici, 7 colleghi abbiamo iniziato questo percorso di studi sul restauro cinematografico, sulla storia del cinema, e insomma in questi 6 mesi di studio posso dire che il cinema è un'arte che si studia in maniera completa e soprattutto con passione che ci è trasmessa da dei docenti altamente, che sono dei professionisti del settore, del mondo del cinema. Quindi posso dire che il cinema come lo sto studiando adesso è un cinema incredibile che appaga e che mi rende assolutamente fiero di questa scelta. Sono molto contento di aver intrapreso, di essere riuscito ad entrare in questa prestigiosa scuola. Cosa ti ha spinto a girare Pescado? Franco Andrioli, cinema, cinematografia vuol dire arte, vuol dire fare cultura, vuol dire lanciare giovani talenti. Ma spettacolo e cultura vanno a cavallo con la nostra amministrazione. L'assessore Deborah Artusi si sta spendendo al massimo per fare questi cortometraggi. Questa è la 3ª edizione, noi siamo lieti, come dire, di affiancare questi giovani talenti che si affacciano nel nostro comune. Abbiamo sponsorizzato anche quest'anno questa manifestazione, continueremo a sponsorizzarla, una manifestazione che cresce sempre più. Io non posso che essere orgoglioso del mio staff, dei miei assessori e di quello che stiamo facendo. In un momento così critico, in un momento così, come dire, di tregua, di malessere che c'è in tutta la città, in tutta la nazione, ma noi abbiamo voluto, con le debite distanze, con tutto quello che sta, tenere alta la guardia nel nostro comune. Vuol dire un'ottima organizzazione, il rispetto delle distanze, il controllo sulla temperatura corporea, insomma, con tutte, ripeto, le problematiche, però si sta facendo cultura. Abbiamo fatto tutto in regola per non essere, come dire, tacciati da qualcuno che stiamo facendo qualcosa che non sia in regola, la temperatura, le transenne, le sedie messe a norma. Stiamo rispettando le regole come è giusto che sia, e noi siamo ligi al dovere, e mi auguro che i miei concittadini, come lo stanno dimostrando, continuano ad essere ligi al dovere. Assessore, ti sono piaciuti i cortometraggi? Moltissimo, quest'anno davvero in maniera particolare. Io il problema sai qual è?
E ha parlato già Mimino, e siccome io vengo dalla scuola di Mimino, mi ha fregato l'intervento. Quindi non saprei cosa aggiungere, se no che è bellissimo essere qui, diceva anche qualcuno, dopo il lockdown, ed è stata una scelta precisa dell'amministrazione, non mia, dell'amministrazione tutta, quella di puntare su questo festival. Allora ogni tanto qualcuno mi critica, mi tira l'orecchia perché questo assessorato non promuove la cover band e non promuove, che ne so, il karaoke eccetera, e io, è la prima volta che lo dico, ma sono a fine mandato, quindi lo dico a me stessa, credo che ci sia una bella differenza fra fare l'assessore allo spettacolo e fare l'assessore alla cultura. Quello che ho provato di fare in questi 5 anni è fare spettacolo senza mai trascurare la cultura, che è la cosa di cui tutti quanti noi abbiamo bisogno. E certo, noi abbiamo inaugurato il 23 compino aprile la nostra rassegna di libri, anche questa è una scommessa davvero incredibile visto il periodo da cui usciamo. Faremo jazz, faremo teatro, faremo intrattenimento che dia, che lasci qualcosa a chi torna a casa, perché la risata grassa sì, si passa la serata, ma avere qualcosa da vedere, come abbiamo avuto grazie a Davide stasera, qualcosa su cui riflettere, qualcosa su cui pensare, quelle immagini, quel silenzio, quel mare, quell'infinito, è qualcosa di più. E quindi magari non ci saranno le piazze piene, ma noi siamo visionari, ecco perché veramente Don Quixote è il simbolo di questo festival. Io Davide dico solo questo, l'ho visto che era un bambino, 16 anni, me lo ricordo in biblioteca, abbiamo presentato il suo primo lavoro che poi era già stato, diciamo, pluripremiato, e dissi: di questo ragazzo ci ricorderemo, e ripeto, di questo ragazzo ci ricorderemo. Grazie a Sonia, grazie a Diego, grazie a Francesco, Ivan Saudelli, grazie a questo rompiscatole, noi torneremo nonostante me. La dottoressa Deborah Artuso, assessore alla cultura del comune di Statte, un festival, Moonwatchers Film Festival, che è alla sua terza edizione, una connotazione quest'anno, come dire, un leitmotiv che è l'immigrazione. Sì, è il tema portante del concorso, e direi che è uno dei motivi per cui questo festival è come sempre attuale e interessante. Il tema dell'immigrazione è un tema delicato, è stato affrontato con estrema attenzione, con quel filo di poesia che ci fa capire che gli esseri umani hanno tutti bisogno di accoglienza, e infatti il corto che ha vinto è una storia delicatissima di bimbi che vivono in Italia e che non sanno di essere stranieri perché perfettamente integrati con la società italiana. Quindi a chi lo consegniamo? Lo consegniamo. L'ha votato l'assessore, lo dobbiamo assessore. L'ha votato. Lei che consegna, voglio dire, al regista. Sì, il regista, come ha detto, che si chiama il regista? Allora, il regista è Antonio Silvestre. Antonio Silvestre, che non è presente stasera. Però è di sopra, vero? È un settentrionale. Uno del Se settentrionale. Non erro, sì, non ricordo. Ecco, però. Ecco, tutta questa serie di corto che provengono da varie parti d'Italia. È bello perché si tratta di una manifestazione che ha evidentemente una sua levatura nazionale. Sì, il Film Festival è veramente un evento importantissimo per Statte perché ci mette in connessione con la cinematografia italiana ma anche internazionale. L'anno scorso sono arrivati dei corto dalla Spagna, dalla Francia. Quest'anno, per via del Covid, abbiamo un po', diciamo, avuto difficoltà nella ricezione di questi prodotti culturali, ma quelli che sono arrivati al festival sono davvero di ottima qualità ed è un modo per Statte per proiettarsi in una dimensione culturale oltre. Però abbiamo anche questa sera la fortuna di avere uno dei partecipanti, insomma una regista partecipante, non ha vinto, però voleva fare appunto un saluto e ringraziarci appunto per la partecipazione al festival, ed è Francesca Bellucci, la invito comunque presente, a venire qui con noi. Sì, Francesca. Se non erro è presente perché l'ho vista prima, eccola. Ecco. Sì. Lei ha presentato Francesca. Francesca ha presentato. La regista di Maree. Di Maree, Maree. Buonasera a tutti. Che poi, scusami, grazie. Francesca, perché, sì, che poi per da quello che abbiamo fatto per poco, ci fa comunque piacere essere ospiti al Moonwatcher Festival, ringrazio tutti. L'abbiamo già visto con gli eventi, è un altro discorso, ma i presepi
nelle cornici di Napoli e Roma la dicono lunga su questa volontà di sprovincializzarsi, dove non si rinnegano le proprie radici, per l'amor del cielo, però è giusto anche volare alto, dare un ampio ed alto respiro. Sì, è l'orgoglio di far vedere quante cose belle ci sono state e anche il piacere di conoscere le bellezze che sono fuori il nostro territorio. Del resto la cultura è scambio e noi stiamo lavorando su questo. L'assessorato alla cultura del Comune di Statte in questi 5 anni ha tentato di proiettare il nostro comune fuori quelle che sono talvolta le mura anguste, no? Della municipalità, e credo che ci siamo in qualche modo riusciti. E quindi l'associazione ha deciso di premiarlo con un Don Chisciotte. Lui è un fuori concorso. Perché è un fuori concorso? Perché fa parte della nostra associazione, quindi voglio dire, ci sarebbe il conflitto di interessi, ce n'è sempre. Bravo Davide. Ti dico la dedica che abbiamo fatto. Radicalmente abbiamo detto Moon Watchers Film Festival a Davide Caracciolo e al suo pescato. Va bene? Quindi questa è la dedica che abbiamo fatto. Allora, grazie. E sono molto contento, è una grandissima emozione. Allora, devo fare dei ringraziamenti perché sono dopo. Anzitutto, ricevere un premio così da un artista, da un visionario, da un maestro, realizzato da un maestro che è Mimino, è una soddisfazione, è un orgoglio. Visionario, perché siamo tutti dei visionari. Don Chisciotte, avere un premio così bello, perché il nostro festival ha questo premio bello, perché le targhe nei festival spesso, no, si danno targhe, altri riconoscimenti che sono belli, però avere un premio così bello è un'emozione incredibile pure per me. Io devo ringraziare Mimino, questo grande maestro artista che mi sono veramente emozionato, che mi dona quest'opera incredibile. Ringrazio sempre l'associazione Moon Watchers, Dino, i ragazzi che mi hanno permesso di proiettare Pescado, e ovviamente devo ringraziare l'assessore Deborah Artuso, il sindaco Andrioli, tutto il comune di Statte, tutti gli assessori che sono sempre interessati al festival e ai miei cortometraggi, che è una grandissima soddisfazione quando il proprio lavoro è riconosciuto, è apprezzato, perché io lavoro con il pubblico, per il pubblico, cioè per un regista vedere una piazza così, tanta gente che viene a vedere il tuo lavoro, è la soddisfazione più grande, è quella. Noi lavoriamo per il pubblico, è una cosa importante. Io invito a raggiungermi Axel. Axel, vieni, perché Axel è Pescado, è lui l'attore protagonista di Pescado. E io lo condivido questo premio con lui, perché è un veramente condivido questo premio con lui, perché lui è l'anima di Pescado, e ovviamente lo condivido anche con Cosimo Argentina, lo sceneggiatore, con Blanco, che sono il cuore di Pescado. Grazie a tutti, grazie a Mimino, grazie a tutti. Abbiamo seguito con interesse il cortometraggio Pescado ed eccoci qui con Davide Caracciolo, il regista, questo giovane davvero emergente. Una caratteristica di questo corto: un solo attore, non c'è ovviamente il parlato, c'è molto, io dico, di elaborazione cerebrale. Sì, è un corto, io lo definisco poetico a un certo punto, perché lirico, sì, abbiamo lavorato molto sulle emozioni, trasmettere emozioni, lavorare sulle espressioni, un lavoro incredibile che ci sta ripagando con le selezioni ai festival. Siamo contenti perché dietro Pescado c'è un grande lavoro, durato mesi, dietro questi 10 minuti di corto ci sono mesi di preparazione, abbiamo lavorato sul piccolo e Axel ha dimostrato una grandissima professionalità, una grandissima prova attoriale, siamo contenti. E passiamo all'attore Axel Caponio, come dire, attore unico, e quindi una grande responsabilità veicolare
il messaggio da solo con questa forza parlante, oserei dire, questo silenzio assordante del mare. Sì, questo credo sia anche delle componenti forse più affascinanti e proprio interessanti di questo lavoro di Davide, il fascino del non parlato, del silenzio e dell'uomo immerso nella natura. C'è davvero tanto lirismo, tanta poesia, anche filosofia se vogliamo dietro questo cortometraggio, che magari non è di facile lettura e va visto, banalizzato su più livelli. Credo che come prova d'attore sia una prova inusuale, non c'è l'uso della parola e si deve lavorare per comunicare e veicolare al meglio il messaggio, non utilizzando quello che è uno, diciamo, dei meccanismi di comunicazione più consoni, diciamo. C'è un grandissimo lavoro alle spalle, perché concentrare tutto in 10 minuti e in ogni frame, in ogni frammento c'è un messaggio da lanciare, quindi una grande fatica, mi permetto di dire. C'è una grande fatica nel tentativo. Sì, ma una grande passione ovviamente. Intanto io colgo l'occasione per ringraziare Davide per avermi dato questa grandissima possibilità. La fatica è quella di trovare nella massima asciuttezza una grande efficacia comunicativa, e quindi in questo senso è, come ho detto prima, è un lavoro sulla sottrazione e sulla potenza evocativa di tutto ciò che non è parola. Ed è stato davvero interessante e intimo poter condividere questa esperienza con Davide, non finirò mai di ringraziarlo per questo. 8 cortometraggi, abbiamo visto 8 cortometraggi, sì, elenchiamo gli 8 cortometraggi che abbiamo visto. Per la categoria Moon Watchers abbiamo Apollo 18 di Marco Renda, Fantasmagoria di Riccardo Grippo, Le avventure di Mr. Food e Mrs. Wine di Antonio Silvestre e L'urlo di Francesco Barilli. Per la categoria invece integrazioni abbiamo Apolide di Alessandro Zizzo, Giovani Italiani di Alessandro Panza, Ius Maris di Vincenzo Darpe e Maree di Francesca Bellucci. Allora, bene, abbiamo i vincitori. Bene, facciamo giusto un saluto da parte dell'assessore e dal vice sindaco del Comune di Stato. Iniziamo da... Mina Luccarelli, vice sindaco del Comune di Stato. Senza alcuna primogenitura, assolutamente. Buonasera a tutti, grazie naturalmente a Dino e a tutti i componenti di questa meravigliosa associazione culturale. Ovviamente è sempre un onore ospitare, credo che questo sia il terzo anno che il Festival del Moon Watchers ammetta, diciamo, le radici nella nostra comunità, arricchendola di creatività, perché è proprio questo, né, come diceva prima Mimino, creatività, avere un sogno da raggiungere, quindi tutti questi ragazzi che si sono prodigati non fanno altro che alimentare sempre più lo spirito, lo sprone, cioè quello che naturalmente un amministratore deve anche infondere in una comunità, perché i giovani, i ragazzi sono la base, e quindi da loro possiamo soltanto imparare, perché poi saranno loro il nostro futuro. Quindi grazie ancora per la vostra presenza e buona serata, grazie. Mina Luccarelli, vice sindaco di Statte, l'impressione che ho tratto è un modo di fare cultura davvero raffinato, quello appunto del Moon Watchers Film Festival, una manifestazione che mira davvero a raffinare gli animi e a far sì che si possa riflettere molto attraverso un corto. Quei 10, 15, 20 minuti hanno una intensità forte, molte volte anche maggiore di un film, come dire, con la lunghezza standard. Esattamente, la connotazione principale di questi corto è naturalmente l'originalità e la creatività di questi giovani registi. Prima, durante il momento della premiazione, abbiamo notato come non ci sono soltanto registi e attori pugliesi, ma è un festival cinematografico a 360 gradi, quindi per la nostra comunità avere ospiti all'interno di Statte, gente che viene dai paesi limitrofi e anche da altre parti d'Italia, non può che fare
farci onore. Naturalmente l'auspicio è quello di continuare sempre ad ospitare questi eventi culturali che non fanno altro che arricchire personalmente tutte le nostre arterie, la possibilità. No, noi dobbiamo emanare 360 gradi da tutti i pori la maggiore creatività. Angelo Villani, presidente del Consiglio Comunale di Statte, un'occasione questa del Moonwatchers Film Festival per fare cultura, per promuovere la cinematografia, per trovare, per rendere noti artisti davvero interessanti. Abbiamo visto tra gli altri il cortometraggio Pescado. Un modo, dicevo, per fare cultura, ma anche per trascorrere insieme quest'estate al fresco, con tutte ovviamente, con il sacrosanto rispetto delle normative anti-Covid. Sì, buonasera a te, caro Luigi, e all'emittente, agli ascoltatori della tua emittente. Siamo arrivati alla terza edizione di questo mini festival. Ringrazio veramente di cuore l'amico Dino Ruggeri, presidente dell'associazione, perché questo festival è cresciuto in questi tre anni, e come devo ringraziare anche l'assessore Deborah Artuso, perché con il suo impegno, assessore alla cultura del nostro comune, con il suo impegno e la sua tenacia e con la collaborazione dell'associazione porta avanti questo progetto che ci sta facendo gustare questa nuova tecnica per me e per molti di noi dei cortometraggi. Una grande raffinatezza e una visione, come dire, molto intellettuale, oso dire, perché c'è un messaggio profondo che c'è in questi 10 minuti, per esempio, di Pescado. Sì, hai ragione, e il discorso è proprio questo, cioè il primo acchito è quello di dire: ma cosa sto vedendo? Poi però, quando si entra nella parte, si gusta il film e ti dà il giusto tempo per riflettere su alcune problematiche della nostra esistenza. E questo, ripeto, bisogna sedersi e gustarsi con l'aria fresca che abbiamo, che ci sta accompagnando in queste serate, e la bella arte che ci stanno facendo vedere. Angelo Miccoli, assessore all'ambiente del comune di Statte, il suo giudizio su questo festival che è giunto alla terza edizione, ormai è un evento, è un topos dell'estate statese. Intanto mi preme ringraziare l'associazione Moonwatchers, appunto, che promuove il cinema nel nostro territorio, perché grazie alla stessa associazione abbiamo iniziato questo percorso virtuoso che ha fatto conoscere il nostro territorio, i nostri concittadini, i corti, il cinema di qualità, partendo appunto anche da pellicole dure, diciamo, ma che danno il senso appunto della qualità del cinema, dell'arte che si manifesta nel cinema, del cinema come rappresentazione culturale a tutto tondo. Quindi intanto un ringraziamento a Dino del Giudice, a Ivan Saudelli, a Davide Caracciolo, che stasera ci ha mostrato il suo ultimo corto, che sta per essere premiato in quelli che sono palcoscenici molto importanti, appunto, del cinema stesso in Italia. Quindi è un motivo di orgoglio da parte della nostra comunità avere un'associazione che ci fa balzare agli onori della cronaca per questo aspetto così importante della cultura. Ivan Saudelli, fondatore dell'associazione Moonwatchers, regista, lo diciamo in anteprima, sta collaborando per una grande fatica cinematografica con Gianmarco Tognazzi. Parliamo della crescita di questa associazione, fondata, nata piccolina e ora davvero vola nel cielo della cinematografia, perché ci sono davvero talenti che lasceranno il segno. Sì, allora, questa associazione è nata nel lontano, oramai sembra così lontano, 2015,
ci siamo fatti le ossa facendo rassegne cinematografiche di cinema sperimentale su grandi autori quali Hitchcock, Truffaut e quant'altro, però l'ambizione era sempre quella di iniziare insomma a introdurre un festival cinematografico che in qualche modo fosse indirizzato su quel cinema che a noi piace tanto, che è quello sperimentale, dar voce a quei film, a quei cortometraggi che nei festival hanno sì distribuzione, però hanno una linguistica che in qualche modo osa. Noi prendiamo questa parola come, diciamo, come dogma, osare. I latini dicevano memento audere semper, ricordati di osare sempre, è un po' come dire la miccia, no? la molla che ci deve mettere in moto ogni giorno. Certo, perché diciamo che per chi lavora come alcuni di noi nel campo della cinematografia, diciamo che nel quello che il cinema mainstream, perciò quello che va in sala, c'è un certo manierismo, c'è una struttura. Mentre i cortometraggi è quelli che danno la possibilità agli autori e ai registi insomma di sperimentare e appunto di osare come un regista dovrebbe fare, ecco. Bellissimi Don Chisciotti, no? Che ci sono stati donati da Mimino, come tutti gli anni ce li dona, e quindi meritano, voglio dire, di essere visionati molto, che nel momento in cui, voglio dire, finiremo, so che tu sei uno di quelli che lo ha studiato, lo ama e quindi ti sei anche prodigato a mettere su questo artigianato proprio, sai, questa creazione proprio da con Don Chisciotte e tu stasera, lo di so, no. Lo so. Siamo dei sogni a tutti. Che devo dire, Don Chisciotte è un classico, ha 400 anni e più. Quindi il fatto che questo libro, questo ha tanti anni, vuol dire che c'è una sua valenza, una sua validità, c'è una sua storia, ed è il libro che ha fatto sognare e fa sognare anche l'umanità. Mimino Miccoli, il creatore proprio dell'aspetto plastico, della statuetta, chiamiamola così, il premio, il Don Chisciotte. Com'è nata questa idea? Cosa vuol dire per lei il Don Chisciotte? Io da un po' di anni a questa parte faccio l'artista, tra virgolette. Ho fatto per 40 anni l'elettronico e quindi mi sono trovato in un passaggio epocale da sistema analogico a quello logico digitale. E quindi ho sentito il dovere di mettere insieme quei pezzi laddove l'uomo è stato creativo, cioè nel sistema analogico elettromeccanico, perché poi quando ho imparato a capire, a comprendere cos'è la logica digitale, ho visto che c'è poco poi di creativo, soltanto pochissimo sanno cosa ci sta là dentro, ci sta un integrato lì dentro, ci stanno 5.000 funzioni, mentre quello analogico è quello dove l'operaio e il tecnico insieme, in simbiosi, ne potrebbero unire. E sotto questo aspetto nasce il Don Chisciotte, cioè quando ho capito che bisogna mettere insieme questi pezzi, laddove l'uomo creativo, e di lì nasce la mia opera, incomincio le mie opere. E manco a farla apposta, le prime cose che faccio è un cavallo. Ok, un amico mio mi dice: ma so, hai fatto un Don Chisciotte? Accidente, ho detto, un Don Chisciotte ho fatto. Quindi nasce. Nato per caso. Nato per caso il Don Chisciotte, però è un personaggio che può approfondito. E quindi ha un suo significato. È significato. Rivoluzionario. Ma il super rivoluzionario Don Chisciotte, sempre uno spostato, l'ho detto già, no? È un uomo di grande valore. Forse ognuno di noi dovrebbe avere un po' questo piglio del Don Chisciotte. Sì, questa doppia visione, cioè il disincantarsi come il Sancho e il sognare come il Don Chisciotte. Quindi queste due cose vanno insieme, sono complementari. Quindi l'uomo completo è il Don Chisciotte in questo mondo. Massimo Castellana, noi lo conosciamo per le sue battaglie ambientaliste come portavoce dell'associazione Genitori Tarantini, ma questa sera qui presente come cultore della materia, come appassionato, come
spettatore sin dall'inizio ha seguito così la crescita di questo festival. Il valore, il significato di questo festival e le caratteristiche di questa terza edizione. Bene, il valore di questo festival è che finalmente anche in piccoli luoghi, quale può essere la provincia tarantina, nella fattispecie Statte, si può creare cultura, lo si può creare attraverso uno dei mezzi forse più d'impatto che è il cinema. Ed è bello vedere tanti giovani filmmaker che dedicano il loro tempo, la loro passione, la loro creatività a questa arte. Abbiamo visto dei lavori veramente interessanti di giovanissimi registi e voglio sottolineare, a parte quelli in concorso, questo grande lavoro di Davide, che è Davide Caracciolo, che è un filmmaker di assoluto valore. Pescado. Sì, sì, ha presentato Pescado, il suo terzo racconto cinematografico. Noi, io e tutti, noi lo seguiamo da sempre, dagli esordi. E il primo corto parlava della situazione ambientale tarantina in una maniera molto molto cruda, che veramente ci ha preso. E efficace. Sì, sì, e presentava il lato duro della situazione che stiamo vivendo. E fatto da un ragazzo di 16 anni veramente ci ha stupito, è stato premiato a Roma in un concorso internazionale di cortometraggi, quindi diciamo queste sono le belle notizie, quando tu hai un giovane del tuo territorio che si impegna in quello che vuol fare e vuole regalare la sua visione delle cose, perché forse il segreto della vita è proprio questo, è proprio nel verbo regalare, quindi tu ti impegni per regalare qualcosa a chi vedrà. Il donare è più bello del ricevere. Certo, certo, e poi è un interscambio, perché quando tu doni ricevi l'apprezzamento, e allora quindi è proprio un interscambio. E questo genere di manifestazione è importante anche per questo, perché i giovani filmmaker ti regalano immagini, ti regalano dialoghi, ti regalano la loro creatività e in cambio ricevono l'apprezzamento. Tutti i cortometraggi di questa edizione a Statte sono stati veramente eccezionali, hanno riscosso il successo che meritano.